Campos del Paris Saint-Germain, ovviamente, ha proposto Neymar alla Juventus. Mettendo subito in chiaro. È mezzanotte e mezza, e dato che non riuscivo a dormire, ho deciso di mettermi a registrare in modo da farvi trovare direttamente domani mattina un nuovo video per iniziare al meglio la giornata, un martedì mattina, come tanti altri. Sì, ma nella settimana, nei 10 giorni che ci porterà a iniziare ufficialmente il calciomercato della Juventus. Ragazzi, lo sappiamo, la storia è sempre quella, inutile stare qua a ripetercelo, la Juventus ha perfezionato il colpo Pogba. E aspetta una risposta di Di Maria. Tutto quello che avevo da dirvi su Di Maria l'ho buttato fuori, rigettato nel video di ieri. E quando pochi minuti fa ho letto che sul sito di Sky Gianluca Di Marzio aveva riportato la volontà di Di Maria di prendersi altri giorni di riflessione per cercare di valutare attentamente la proposta di Juventus e capire se accettarla o meno, mi è tornato in mente il video che è uscito proprio lunedì, nel quale vi dicevo che per quanto mi riguarda la situazione è molto semplice e banale, e cioè che Angel Di Maria non ha mai fatto filtrare una risposta vera e propria, anche se secondo me lui la risposta alla Juventus l'ha già comunicata, che sia positiva o negativa, io questo faccio fatica a dirvelo. Ma questo continuo leggere che un giorno ci sono 24 ore, un giorno ce ne sono 48. Poi Di Maria prenderlo o lasciare dentro fuori, darà la risposta entro questo giorno, e poi entro domenica, e poi entro lunedì, e lunedì prende del tempo. Non posso fare altro che pensare che sia così, e cioè che Di Maria abbia ben chiaro in testa quello che vuole fare, e che semplicemente ad oggi gli organi di informazione non siano in grado di darci quello che vogliamo, cioè una risposta chiara e definita sulla situazione. Di Maria che sbloccherebbe costi, cioè con questo sì, posso essere d'accordo con questa cosa, perché nel momento in cui la Juventus capisce che sul fronte offensivo non ha necessità di sborsare soldi per il cartellino di un calciatore, perché Di Maria banalmente arriverebbe a parametro zero, ecco che allora la Juve può provare ad investire quello che è il suo tesoretto per un altro colpo come Kostic, e quanto ci riportava l'altro giorno Romeo Agresti, dalle parti di Torino hanno in mente di fare o Kostic o Morata. Vuoi per costi, vuoi per status, vuoi per età, vuoi perché bisogna acquistare il cartellino. Probabilmente Morata avrebbe un ingaggio più elevato rispetto a Kostic, avrebbe anche più possibilità di adattarsi a più moduli, potrebbe fare anche il vice Vlahovic all'occorrenza. Kostic invece è un giocatore diverso, un giocatore di corsa, un giocatore tecnico. Tanti mi dicono perché ne parli entusiasta, io non ho mai parlato in maniera felice di Kostic perché banalmente non l'ho mai visto giocare e quindi rimango in attesa perché comunque i numeri parlano chiaro, è un buon giocatore, è uno dei migliori assistman dell'Europa League, l'ha vinta l'Europa League, è stato un giocatore determinante anche all'interno della finale, quindi sicuramente un calciatore con uno status importante, ma da qui a dire che non vedo l'ora che arrivi Kostic, ecco, ce ne passa di acqua sotto i ponti, poi magari arriverà e sarà un giocatore importante per la Juve, ecco, io questo non posso saperlo. Di Maria, ragazzi, ma lo sapete, la mia sensazione su Di Maria è che alla fine non arriverà. Io continuo a avere questa sensazione in testa perché quando va così tanto per le lunghe un discorso legato ai parametri zero, secondo me non porta niente di buono. Poi magari già nella serata di martedì, nel pomeriggio di martedì, avremo la conferma ufficiale di Di Maria alla Juventus, ma io sono dell'idea che questo non possa avvenire. E attenzione perché su Twitter, nella tarda serata di lunedì, si erano diffuse anche delle chiacchiere inerenti a due nomi che, vabbè, quando li ho visti, semplicemente ho detto: ma di cosa stiamo parlando? E sono due nomi importanti perché al pari di Di Maria vanno a incarnare, no? Vanno a etichettare, a richiamare alcuni dei giocatori per eccellenza negli ultimi anni. Di Maria, insieme a questi altri due, hanno scritto la storia del calcio in Europa, hanno vinto tutti la Champions con una squadra, con l'altra. Di Maria l'ha vinta con il Real Madrid, no? La decima, ce la ricordiamo, poi non è stato in grado di replicare col Manchester e col PSG. I nomi sono Cristiano Ronaldo e Neymar, con Neymar che l'ha vinta col Barcellona, in finale proprio contro la Juventus a Berlino nel 2015, proprio contro Allegri.
Cristiano Ronaldo l'ha vinta con Di Maria, l'ha vinta senza Di Maria, l'ha vinta Manchester, l'ha vinta dappertutto, soltanto la Juve non è riuscita a vincerla. E vabbè, e sentire che Cristiano Ronaldo tramite Ronaldo avrebbe dato a Mendes l'idea, l'indicazione di sondare il terreno per un eventuale clamoroso ritorno alla Juventus, ragazzi, io non sono in grado di reggerle queste cose, davvero, io non... Perché poi qualcuno arriverà a chiedermele, quindi metto già le mani avanti. Io lo dichiaro da subito, non credo assolutamente che Cristiano Ronaldo possa tornare alla Juventus. Mi sembra la cosa più lontana in assoluto dal poter accadere, perché la Juventus si è presa quest'anno anche per disintossicarsi da un po' di rinaldite acuta che si era venuta a formare per forza di cose all'interno della squadra. Al di là del fatto che, vabbè, il cartellino quello non sarebbe nemmeno un problema, perché il cartellino di Ronaldo probabilmente oggi costerà qualcosa come 10 milioni di euro, dato che ne abbiamo venduto a 15 facendo minusvalenza, l'United potrebbe far minusvalenza forse anche a 5 milioni di euro, una roba del genere. Il cartellino non è un problema. Ronaldo prendeva 31 netti da noi, senza decreto crescita. Non lo sbloccherebbe perché non ha fatto 2 anni continuativi al di fuori. L'ingaggio per forza di cose deve essere più basso, ma più basso di tanto. Stiamo parlando di un calciatore che inizia ad avere i suoi anni, di un calciatore che non si è lasciato bene l'anno scorso con la Juve e si è voluto andare via un anno fa dalla Juve. Non penso che voglia tornare oggi alla Juve, dopo un anno in cui la Juve non ha fatto bene. Il fatto che Ronaldo non rimanga a Manchester, ecco, io questo sono abbastanza convinto, perché non penso a Ronaldo che non andrà a giocare alla Champions in uno degli ultimi anni di carriera che gli rimane, no? Non dico da alti livelli, in generale. Quindi un Ronaldo che lascia Manchester, secondo me, è molto plausibile, forse anche probabile. Ma Ronaldo che viene alla Juventus, ragazzi, dopo quello che è successo, sapete come la penso. Io non lascio mai lo 0%, qua non siamo neanche all'1, qua siamo allo 0,001%, come il sodio nell'acqua, non mi ricordo neanche che acqua era. E Neymar, forse, ragazzi, ci credo meno. Se possibile, è un altro che potrebbe lasciare il PSG. Non è tanto il fatto che non lasceranno il club e non me li vedo andare via dal club, no, è il fatto che li prenda la Juve. Ribadisco, su Ronaldo non è il problema il cartellino, il problema è l'ingaggio, il problema è lo status e quello che, per cui si sono lasciati l'anno scorso. Per Neymar, ragazzi, ma chi è che può credere a Neymar alla Juventus? Il fatto che Campos abbia proposto Neymar in prestito. Che qua così ci togliamo anche il problema del cartellino. Ma Neymar, ragazzi, ma è un classe 92, che è uno dei calciatori forse più pagati del mondo, giocatore di 30 anni, che è stato forse il giocatore più pagato nel mondo a livello di cartellino insieme a Mbappé. E sappiamo che Mbappé con rinnovo, adesso decide lui. E per questo che vi dico, non sarei stupito di vedere Neymar magari andarsene dal PSG. Il problema è che non ho idea di dove possa andare Neymar una volta uscito dal PSG. Forse in Premier è l'unica, qualche squadra particolarmente ricca, ecco, magari proprio lo United in uscita con Ronaldo potrebbe ripiegare su Neymar, ma perché stiamo parlando di squadre, ragazzi, che hanno dei monti ingaggi che non gliene frega niente di averne uno in più, uno in meno, monti ingaggi altissimi. Ma lo stesso Manchester City, per dire, secondo me Neymar non lo potrebbe prendere. Il Barcellona non lo può tesserare, se no poteva essere un'opportunità. Io la Spagna tenderei ad escluderla, ma tenderei ad escludere completamente l'Italia. Il Bayern Monaco non è solito fare quei colpi. Quindi, secondo me, Neymar ora rimane a Parigi. Non penso che vada al Real Madrid, proprio no. Poi con l'esplosione di Vinicius, men che meno. O la Premier League, con qualche squadra che ha quella possibilità di ingaggio. Sicuramente non è facile oggi spostare Neymar. Questo ve lo do per certo, ma perché proprio non riesco a immaginarmi una squadra che possa avere la potenza di fuoco tale per soddisfare le richieste magari del PSG o di Neymar stesso. Ma la Juventus, ragazzi, non lo è. Cioè, la Juventus oggi non è più quella squadra che era qualche anno fa, che aveva quell'appeal di poter immaginarli questi colpi, anche quando è uscito il nome di Salah. Ma io ci ho fatto delle risate sopra sti colpi qua. Ma perché la Juventus non ha la volontà nemmeno di investire più quelle cifre nei cartellini e negli ingaggi di certi giocatori, che sì, la porterebbe a fare un passo avanti, ma ragazzi, ma noi ci stiamo rendendo conto che negli ultimi 2 anni, per via del Covid sicuramente, per via delle scelte sbagliate a livello societario sicuramente, per via di questi ultimi anni che non sono andati bene sicuramente, ma anche perché il colpo Ronaldo, col senno di poi, non siamo stati in grado di sostenerlo. Anno dopo anno dovevamo cedere e vendere dei giocatori per mantenere dei bilanci, anche magari entro il 30 giugno, necessità di fare plusvalenze, nemmeno di guadagnare soldi, fare plusvalenze per far respirare i conti, perché
due aumenti di bilancio, perché se no non ci stavamo dentro. E l'impossibilità di andare sul mercato perché avevamo un ingaggio troppo pesante come quello di Ronaldo. E quindi addirittura venduto per fare minusvalenza, facendo minusvalenza per alleggerirsi di quasi 60 milioni all'anno di costi di gestione per il solo stipendio del calciatore. La Juventus queste cose non le può più fare. E non so da qui a quanti anni potrà tornare a farle, forse nemmeno mai più. Forse Cristiano Ronaldo è stata la mosca bianca della Juve. Se ragioniamo sotto il punto di vista della gestione aziendale della Juventus, nomi come Salah, come Neymar, come Ronaldo, come Lewandowski, come Sadio Mané, questi nomi di Kevin De Bruyne, dei calciatori che hanno fatto la storia oggi e che magari non sono più giovanissimi e quindi possono partire, magari anche Sadio Mané, leggevo 40-45 milioni, sì, ma la Juve poi non può dare 20-30 milioni di euro all'anno a un calciatore, 15-20, non li può dare. La Juventus è data un tetto che intorno ai 7, gli 8, 9, 10, magari col decreto crescita, non è una vera e propria regola, è un salary cap interno che si adatta alla Juve per cercare di autosostenere la squadra. Ma già il fatto di prendere Pogba e Di Maria, qualora dovesse arrivare Di Maria, che io vi ripeto, io ho questa... sono strappi alla regola per la Juve, che sono possibili proprio per via del parametro zero e del decreto crescita. Tutto il resto, secondo me, sono chiacchiere, 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 ma... questo ragionamento, questo modus operandi, no, di ragionamento, lo possiamo prendere come stampino e mettere con i nomi che vi pare. E adesso vi ho fatto un elenco di nomi perché mi sono venuti in mente questi, ma ne potrebbero uscire tanti altri. Ma anche quando Mbappé aveva messo Zebra, che gli dicevo, ma ragazzi, vabbè, capisco lo shock del social, però, ma se anche fosse che Mbappé sta trattando con la Juve, cosa impossibile, ma lo mette sui social e poi al di là di quello... c'è da fare questi ragionamenti dal punto di vista squisitamente, disgustosamente finanziario. Quindi no, Ronaldo, Neymar li possiamo lasciare lì, ma non perché non li voglio, perché la Juve non se li può permettere ad oggi. O se li può permettere, poi deve castrare i mercati e castrare la crescita complessiva della squadra. Non siamo pronti per quei giocatori lì. Ma non tanto perché la Juve, ma proprio perché l'intero movimento del calcio in Italia non può più permettersi queste cose, che magari una volta erano all'ordine del giorno. Mi ricordo il Milan di quando ero ragazzino con i Kakà, i Shevchenko, i Seedorf, quella gente lì, la Juventus di questi anni, che però è sempre riuscita ad autosostenersi fino a che non è arrivato Ronaldo, che non è il problema Ronaldo, perché Ronaldo ha sempre fatto benissimo, sempre fatto bene, ha fatto 100 gol in 3 anni. Cosa stiamo parlando? Per quanto mi riguarda, Ronaldo è il giocatore più forte che abbia visto giocare nella Juve in 16 anni che guardo il calcio, il più forte in assoluto. Quindi non è stato lui il problema, il problema è che non siamo ancora pronti, non siamo pronti in Italia, non siamo pronti Juve a questo genere di acquisti, cercando poi di mantenere alti gli standard, cosa che invece all'estero purtroppo riescono a fare perché sono più avanti di noi sotto tanti punti di vista. E quindi questo è. Provo ad andare a letto dopo aver editato il video. Buonanotte, ragazzi. Buongiorno.